La discendenza della Bibbia. La discendenza risale a quel padre che quella sera decise di raccontare una storia a suo figlio, partendo dai ricordi che aveva dei suoi avi. Un po' li romanzò per creare curiosità nel figlio, che non poneva attenzione. Inventò per il figlio una realtà adatta alla sua comprensione. La Bibbia contiene la realtà della Bibbia e la realtà della Bibbia è una delle innumerevoli realtà esistenti. È indubbio che chi ha scritto la Bibbia non era il primo venuto. Da quante persone è stata scritta la Bibbia? La Bibbia deve essere considerata un manuale, un libro di favole, del terrore, di poesia, amore, pace e violenza. Ma dargli un significato divino è un errore. Altrimenti possiamo dire che ogni libro ed ogni pensiero sono divini. Solo se si accetta in toto la manifestazione divina, la Bibbia può ritenersi sacra. Esiste solo una cosa che si può definire sacra. Tutte le altre sono sacre di seconda categoria, con due sole categorie.